old sailor who's left his girl at home. No storm could overtake love. Tell me why I should run for cover at the sound of the coming thunder. Take your shot, I won't turn back. Lorenzo, come sapete benissimo, ha corso ai tempi e con Marta di Conti, quella gente lì. Era loro che correva con lui, si era un... E va tenuto a battesimo lui. E c'è una corsa che Lorenzo racconta e che rende merito alla potenza, ma alla leggerezza, Gregori direbbe aeronautica, di Fausto Coppi. Era il giro della provincia di Reggio Calabria, che non era una corsa così locale, no? Era una classica, a quel tempo il giro della provincia di Reggio Calabria. C'era come il giro di Lombardia, il giro di Toscana, che faceva tutti gli anni. Che anno era? 50? Sant'Elia, Sant'Elia, Sant'Elia. Sant'Elia. 500 metri. Sì, io piuttosto veloce, e c'era in Sant'Elia da fare, che allora era ancora strada battuta, curve, sassi, buche, come era. Ho detto tacco in testa, e non andavo piano. Ho fatto una bella selezione anche, eravamo rimasti in pochi. A un certo punto io facevo le curve larghe, perché si fa meno fatica a fare le curve larghe in salita, e tieni sotto la più bellezza. A un certo punto mi passa Coppi sulla sinistra e mi fa: Renzo, andiamo che Bartali ha forato. Di colpo gli ho detto: Fausto, vada via il Cuti e Bartali. Perché? Perché gli hai detto così? Perché mi dice: ha rotto tutti i miei piani. Bartali, sto scemo, è da sbiusare il numero. Lasciami scollinare, no? E quello lì mi passa a doppia velocità, ma ha smontato, è arrivato 5 minuti prima di tutto. Io che quando eri ancora allievo, allora quando erano ripartenze di queste corse a Milano, nel Milanese, nella Lombardia, dicevano: occhio ragazzo che arriva Zanas, perché Zanas era Sagan di quei tempi. Sì, si vinceva quasi tutte le domeniche. Lui e il fratello Valeriano, detto Iano. Ogni volta? Sì, una volta toccava a me, una volta a lui. Tirava una volata oppure si scappava in due. Only like sailor. Finché in una gara, oltre al premio, left his girl at home, c'era un premio speciale. Era il premio. No storm could overtake. Tell me why I should run for cover at the sound of. Quella volta in cui hai corso con la maglia di campione del mondo. Non era in pista, era un tipo pista. Un circuito a Castel San Giovanni, era in pista però. Ha costruito una pista dopo la guerra, la pista è terra battuta, rialzata, bella, perché l'ha ripastata con la terra creta che fanno i mattoni, e l'hanno ripastata con la nafta, ma era come cemento. Cazzo, tutta roba ecologica. E via, internet. La corsa era interniata su Bartali e Coppi, ma c'era tutti gli italiani, tutti i migliori. Mi ha fatto tutto diverse prove, si aspettava i Coppi che arrivava da Copenaghen, da dove arrivava, era andato a correre adesso. Comunque si aspettava lui per fare l'americana, che l'americana era... La Gazzetta avrebbe intitolato Copenaghen. La Gazzetta di oggi. Comunque gli organizzatori sono andati a prenderlo, è arrivato senza bicicletta. Perché l'ha spedita al bagagliaio presso, ma non è arrivata, e allora ha detto: la bicicletta la trovo. E viene direttamente da me, da mio fratello Valeriano,
eravamo là legnati. Tu eri lì col manubrio. No, no, eravamo là ad aspettare che arrivasse lui per iniziare la verificata. E viene lì, Valeriano fa, gli dai la sua bicicletta lì e te lo corri. E da lì? Lui se ne sta ficcando. E da lì te li danno lo stesso. Fa, te lo attacchi scarpe? No, le scarpe le ho. Allora ha preso la sua, che era poi ancora la sua di Coppi di quando era Legnano nel 40. Non ha neanche mosso la sella, addirittura sua. Che Valeriano si punteggiò, ha preso i soldi. Qualcuno penso che ha venduto la bicicletta, guarda la vita com'è. Insomma, avendo fatto il corridore, il corso a tappe, ho detto, ma la vita è normale anche di tutti, è come la lunga corsa a tappe con tutte le sue insidie. Insidie è una parola dove l'hai scoperta? Recente. È una roba recente. Frequentare i giornalisti. La vita. Ma sì, lo sai che questo è un compleanno che non vale niente, 89, è quello dell'anno prossimo che. Dicono che 90 fa paura. Diciamo 91. Cominciamo ad arrivare.